Benvenuti a Prima Pagina. Maggio nel segno della Madonna. Ecco, i giornali diocesani della Sardegna danno ampio rilievo a quella che è la figura della Madre di Cristo, ma anche spazio alle feste, alla revocazione di quella che è stata Sant'Efisio il 1° maggio e anche ai martiri turritani a Porto Torres. Spazio anche all'attualità, a partire dal piano vaccinale nell'isola, alla sanità in generale e a quelli che sono invece le prospettive, si spera, positive, che deriveranno dall'impiego dei fondi della Recovery Plan. Questo e tanto altro nei nostri giornali, ma iniziamo subito dalla diocesi di Iglesias con Sulcis Iglesiente Oggi. E con noi questa settimana il direttore Gianpaolo Azzei. Stiamo percorrendo una lunga strada che ci conduce fuori dalla crisi. Finalmente, in fondo al tunnel, si vede un po' di luce. E questo è il tema a cui dedichiamo la nuova apertura di Sulcis Iglesiente Oggi con il numero in distribuzione questa settimana. Un segno di speranza, di attenzione al territorio, con un pensiero particolare rivolto ai riscontri che per il Sulcis Iglesiente, per il polo industriale di Portovesme, potrebbero avere una spendita efficace, una programmazione intelligente dei fondi del Just Transition Fund. Un elemento importante per questo territorio che ci lega in particolar modo poi ai temi, all'attenzione della prossima settimana sociale dei cattolici che, guarda caso, si svolgerà proprio a Taranto. E Taranto con Portovesme sono i due poli di attenzione per i fondi del Just Transition Fund. Programmazione, attenzione, riflessione, speranza. Temi forti su cui l'attenzione dei nostri media non può non essere vigile e costante. Sulla scuola e sulla DAD apre invece il settimanale dell'Arcidiocesi di Cagliari, il portico diretto da Roberto Comparetti. L'editoriale è firmato da Silvia Rossetti, molto digitali ma spesso incauti. La pratica della didattica a distanza e l'impennata dell'utilizzo dei media hanno ancora di più evidenziato la necessità che la scuola si occupi dello sviluppo delle abilità digitali dei propri studenti. Ecco, viene richiamato quello che è il concetto di cittadinanza digitale. Si intende appunto la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Questo purtroppo non sempre accade, infatti l'analfabetismo digitale espone a rischi soprattutto su due aspetti, quello della sicurezza e quello della comunicazione, per cui è importantissimo prestare particolare attenzione. Sui territori invece a Pula si è pregato con Sant'Efisio, il richiamo in prima nel centro costiero, pur con le limitazioni della pandemia non è mancata la devozione verso il martire guerriero, notizia che trova riferimento e sviluppo nelle pagine interne. Sant'Efisio è testimone della forza dell'amore, ce lo racconta Niccolò Onidi, l'arcivescovo Vatturi a Pula, sul luogo del martirio. E ancora Cagliari si affida al martire guerriero. È molto bella anche la galleria fotografica che Carla Picciau e Davide Lui ci offrono, ricordando i diversi momenti della celebrazione proprio in onore del santo martire. Bella l'iniziativa anche che arriva dalla Chiesa di Cagliari, 2 milioni contro l'usura, nuovo consiglio direttivo della Fondazione Sant'Ignazio. Il pezzo è affidato a Maria Chiara Cugusi, infatti a tanto ammonta, quindi a quasi 2 milioni di euro, l'intervento della Fondazione Antiusura Sant'Ignazio dall'Aconi, espressione diretta della Caritas diocesana di Cagliari, che proprio nei giorni scorsi ha rinnovato il suo consiglio direttivo, chiaramente con l'approvazione dell'arcivescovo di Cagliari Giuseppe Vatturi. La Fondazione Antiusura svolge un'azione di prevenzione educativa e informativa per un corretto stile di vita e un uso responsabile del denaro. Partendo invece ad analizzare quella che è l'apertura della Voce dello Duca d'Oro, il settimanale della diocesi di Ozieri, vediamo l'attenzione sulla Vergine, il grido di dolore alla Vergine, liberaci dal male. Il settimanale diretto da Don Gianfranco Pala vede in anteprima il suo editoriale e il direttore parte da una scena nel celebre film La Passione di Mel Gibson, che racchiude e stigmatizza proprio il ruolo di Maria nella vita di Gesù, ma anche in quella di ciascuno di noi. In quell'immagine, mentre il Cristo è stremato
e cade a terra, ecco, c'è la madre accanto che con poche parole invita Gesù a non arrendersi. È semplicemente bastato un sono qua io. Spostandoci su temi più distensivi, con Raimondo Meledina parliamo di sport, ma in particolare di una iniziativa significativa. Io rispetto il ciclista, lodevole iniziativa congiunta dell'ASD Sardegna Sport e Natura e della Panathlon Club di Ozieri. Ecco, Meledina parte ricordando che nei 4 anni che separano la morte di Silvia Piccini, 17 anni, e Michele Scarponi, 37 anni, è morto un ciclista ogni 35 ore. Ecco, questi terribili dati statistici hanno spinto l'associazione Io Rispetto il Ciclista a ideare e sostenere l'omonima campagna. A questa stessa campagna, a questo progetto, hanno aderito anche l'ASD Sardegna Sport e Natura e il Panathlon Club di Ozieri. Facendo che cosa? Chiedendo in questo momento, prima di tutto, ai comuni che appartengono all'Unione dei Comuni del Logudoro di aderire alla campagna, installando quindi la cartellonistica Salva Ciclisti, che già in molti paesi dell'Unione Europea campeggiano. Insieme a questo, anche l'invito a dotare le piazze di rastrelliere e portabici, un primo passo veramente verso il rispetto e la tutela degli sportivi su due ruote. Sempre sulla figura della Madonna, e quindi del mese di maggio dedicato a Maria, apre il settimanale turritano Libertà diretto da Antonio Meloni. Grati alla Madonna, che fa un po' una traccia, un quadro, un profilo e in qualche modo la storia di quella che è il culto della Madonna a Sassari, da sempre città profondamente mariana. E su questo è incentrato anche in particolare il fatto della settimana a firma di Massimo Chieruzzi, che è il guardiano del convento di San Pietro in Silchi, con lo spirito rivolto a Maria. Il programma e le novità del mese di maggio. Infatti, la Fraternità Francescana di San Pietro in Silchi, unitamente all'Arcivescovo Gianfranco Saba, annuncia l'apertura del mese mariano nel Santuario della Vergine delle Grazie. E qui tutto il calendario degli appuntamenti per vivere insieme in maniera intensa questo mese. Ma altro momento significativo per la diocesi turritana, sicuramente quella che ci parla della Festa Manna. Presentato infatti il programma Dalla Fede nei Martiri, il rilancio di Porto Torres, e lo stesso direttore Antonio Meloni a raccontarcelo, dicendo che sarà sicuramente un'edizione diversa dal solito, chiaramente per le restrizioni dovute alla pandemia. Il programma della Festa Manna è stato presentato i giorni scorsi a Porto Torres nella monumentale Basilica di San Gavino dal vescovo Gianfranco, affiancato dal sindaco Massimo Mulas. L'apertura del 3 maggio ha dato via proprio al mese dei martiri, seguito poi dal 4 con la dedicazione della Basilica. Ancora dal 5 al 21 le celebrazioni quotidiane e sabato 22 la veglia di Pentecoste, domenica 23 la solennità di Pentecoste e il 24 la chiusura con il pontificale presieduto in Basilica dall'Arcivescovo, celebrazione che chiaramente sarà trasmessa in diretta streaming sui canali della diocesi, quindi potremo seguirlo un po' tutti. Ancora il tema della mamma, in particolare di diventare madri. È questa l'apertura che sceglie l'Arborense, il settimanale dell'Arcidiocesi di Oristano, diretto da Mauro De Sì. Festa della mamma e calo delle nascite, quindi un fatto sicuramente preoccupante, un futuro preoccupante. Infatti, è il titolo dell'editoriale del direttore, che studia un po' quelli che sono i dati espressi dall'Istat in temi di andamento sociodemografico, quindi legato a quello che è il numero delle nascite nel 2020. Numeri sconfortanti che ci vedono all'ultimo posto, infatti, nella classifica europea, diciamo che peggio fa soltanto la Spagna. E ancora però sul tema della sanità, il richiamo in prima: dopo tanti sacrifici, lotte e proteste, finalmente l'ospedale Delogu di Ghilarza riapre i primi reparti. E in effetti questo è diciamo, l'esito positivo a cui è giunto anche il comitato, che tanto si è espresso e si è battuto per questo risultato. Ce lo racconta Francesco Mura: dopo 2 anni di intensa campagna di protesta popolare, riapre l'ospedale
De Logu, quindi buone notizie per la sanità del centro Sardegna. Il 1º maggio sono state riprese le attività del punto di primo intervento dell'ospedale De Logu di Ghilarza, d'ora in poi attivo 24 ore su 24. Pensate, era chiuso dall'agosto del 2019. Infatti, lo stesso comitato civico ha presieduto insieme a una nutrita folla di cittadini a questo felice evento con i sindaci di Ghilarza e di Abbasanta per il taglio del nastro tricolore. Ma molto bella è anche l'iniziativa che l'Arborense ci propone a proposito di mamme, ecco una bella carrellata di voci materne. Vi proponiamo alcuni verbi della maternità coniugati in prima persona e quindi partiamo da crescere in viaggio verso la maternità. Sto per diventare madre per la seconda volta. Nascere i figli come un miracolo di Dio. La vita che nasce porta in sé profondi sentimenti di gioia. Un altro verbo, diventare una marea di emozioni per un compito d'amore. La mia prima festa della mamma. E ancora attendere. Nulla è paragonabile alla notizia di una dolce attesa, il dono della vita quando era persa la speranza. Avere coraggio di questi tempi, poi in maniera particolare la vita di madre è come una grande avventura, un rapporto che sarà sempre speciale. E infine ringraziare, non siamo mai orfani, abbiamo sempre una madre. Mamme, grazie per ciò che date alla Chiesa. Chiudiamo con il settimanale della diocesi di Nuoro, l'Ortobene. Nelle difficoltà dell'oggi c'è gente che ancora spera e non si arrende. L'editoriale, nuove visioni e modelli non solo nella sanità. Curarsi a Nuoro è difficile, questo è un fatto, anzi un problema che andrebbe risolto, non solo denunciato. Chi siede in consiglio regionale, in giunta, in comune, dovrebbe proporre e realizzare soluzioni, esattamente ciò che invece non accade. Fermo restando il sentito ringraziamento per i tanti operatori sanitari che in questo periodo di Covid si sono spesi con abnegazione. Se c'è una cosa diffusa spesso nei reparti nuoresi e negli uffici, continua l'editoriale, e talvolta anche nelle parole e negli atteggiamenti dei dirigenti, è la supponenza legata alla funzione. La sanità nuorese ha bisogno di una nuova visione che può maturare solo dentro una nuova cultura politica, il cui perimetro è tutto nella Fratelli Tutti di Papa Francesco. E poi l'affondo al difetto di visione sulla sanità nuorese si affianca al difetto di gestione, la consueta e ripetuta costruzione della filosofia degli alibi, per cui la responsabilità è sempre di qualcuno che sta fuori dalla cinta daziaria di Nuoro. E poi le domande: è possibile che non ci si metta mai umilmente in discussione? È possibile che sia sempre colpa della regione e mai colpa nostra? È solo la nostra sensazione, questa percezione di ingessatura, di immobilismo, di chiusura politica e sociale. Insomma, un editoriale davvero tagliente, diretto e d'impatto che invitiamo a leggere per intero. Una bella storia, quella che ci racconta Priamo Marrazzu, i fratelli Paddeu, Frades, sempre e comunque. Si tratta di un marchio legato a tre ristoranti, il primo dei quali nato a Portocervo nel 2015, il secondo nel 2017, sempre a Portocervo, intitolato Frades la terrazza, e il terzo nel 2021 chiamato Frades Milano, pensate in via Mazzini a 2 passi dal Duomo. E oggi appunto il marchio Frades è conosciuto, è sbarcato anche oltremare. La storia di Fabio, Roberto e Valerio, quella di 3 fratelli che a differenza di tanti non crescono litigando, ma pensano che mettendo insieme le loro forze e competenze possano coronare un sogno. E noi con questa bella storia terminiamo. Vi ringrazio come sempre per essere stati in nostra compagnia. Vi do l'appuntamento a sabato prossimo. Arrivederci.